ci sono tutti. Buonasera a tutti. Aggiusto la voce, l'ho aggiustata. Come al solito, l'invito è quello di occupare le sedie avanti. Piangono queste sedie. Non lasciatele piangere, vi prego. Allora, prima di iniziare con il tema grosso della serata, io vorrei chiamare Giuseppe Totino, che è l'artista di questa sera. Giuseppe, prego, vieni. Se gli dico arte ora si arrabbia, quindi adesso gli diciamo di dire lui quello che vuole, prego. Buonasera, intanto ti ringrazio per definirci artisti. Sinceramente si dice che chi crea gioielli la definisco un'arte minore. Per noi è creatività, è passione ed è nata così quasi per gioco. Queste creazioni le facciamo sia io che il mio amico, che è Antonio Multili, che di là ha preferito stasera restare un po' in disparte perché è emozionato. Ci siamo ritrovati a fare un sacco di stand anche a Catania eccetera, perché qualcuno, come ha fatto Simone, che ringrazio, ci ha chiamato, ci ha contattato. La nostra, come dicevo prima, è un'arte, ma più che altro è una passione. Non è la nostra principale attività, perché facciamo tutt'altro, che ora non sto a dirvi. E niente, abbiamo provato quasi per gioco, poi alla fine abbiamo scoperto che quello che veniva fuori piaceva, forse un po' di sensibilità sia da parte mia che da parte di Antonio. E abbiamo visto che ci cercavano continuamente queste collane, orecchini, anelli, quello che facevamo utilizzando materie prime, soprattutto comunque all'inizio materie di riciclaggio. Poi abbiamo iniziato con le fibre tessili vegetali, abbiamo iniziato a perfezionarci un po', a studiare le pietre, come sono composte, eccetera. E niente, quelle sono le nostre creazioni, sono le cose che facciamo. Stasera abbiamo portato un pochino di cose un po'. Da circa 2 mesi abbiamo iniziato a lavorare anche le palle di fico d'India, che è una cosa che sta andando quasi una moda a Roccella, per chi ci conosce. E niente, tutto qui. Vi ringrazio. Vediamo Grazie Giuseppe, grazie. Sì, grazie. E quindi Pasquale, dai, Pasquale, Maurizio, fatevi avanti. Non si vede niente. Pasquale Giurleo e Maurizio No. Diano. Architetti tutti e due. Maurizio ha scritto il libro e Pasquale ci aiuta a capire che cosa ha scritto. Però io una parola la vorrei spendere. Questa nazione che noi chiamiamo Italia è fatta di borghi, la sua essenza è il borgo. Io mi ricordo quando ero ragazzino che la mia idea di futuro era nella grande città. Poi, una volta che sono arrivato nella grande città, mi sono accorto che la batosta era piuttosto ferma e grossa, quindi sono ritornato buono buono alle origini, anzi con più senno di prima. Certo, comprendere bene questi meccanismi, il rischio che prevalga l'attrazione della grande città è alto, ma se lasciamo i borghi, noi ci ritroviamo poi con una nazione trasformata alle radici, ci ritroveremo con pezzi interi di nazione spopolata, deserta, lasciata agli animali selvatici. E credo che questo non sia un vantaggio per nessuno. Quindi riflettere su come recuperare i borghi, su come farli diventare vivibili, ma non vivibili a stento, vivibili con soddisfazione. E questo richiama poi un tema che è tema del partire, del restare, ma questa sarà un'altra serata. Adesso io passo la parola a Pasquale. Pasquale, raccontaci un po' tu.
come la pensi? Buonasera a tutti. Sì, devo dire che vorrei invertire l'ordine degli addendi, perché non vorrei parlare del libro È buio. di Maurizio, io vorrei che ne parlasse Maurizio, che lo farebbe certamente più compiutamente. Io non voglio né chiosare né ovviamente commentarlo. Probabilmente dirò delle cose che in qualche modo potrebbero produrre alcune riflessioni comuni che vi sottoporrò. Il libro indubbiamente ha un elevato valore, leggibile, no? Che significa che quindi non vi annoierebbe, il tema è di grande interesse, ci tocca, ci appassiona, ma anche ha una funzione molto importante. È un atlante delle possibilità che ci sono per affrontare, anche in parte risolvere, questa grande questione chiamiamolo recupero, termine inadatto, dei paesi, cioè di questo gigantesco patrimonio, di questo patrimonio che è sicuramente che l'Italia detiene, di cui l'Italia detiene il primato, però vi posso dire che non è soltanto l'Italia, la questione dello spopolamento dei poli avviene in Spagna, avviene in Portogallo, altrove, ma certamente l'Italia ne ha una, come dire, ha una articolazione particolare. Questo atlante delle possibilità che Maurizio ha così abilmente raccolto è di gigantesca utilità, importantissimo, perché bisognava partire in questo modo. Probabilmente potrà essere, Maurizio stesso lo arricchirà, perché ci sono ancora, no? Fioriscono tante, appunto, tante strategie. Poi sul termine strategie ci torno, perché dirò una cosa che mi addolora dire, no? Ma quindi lo anticipo. È una strategia della sopravvivenza. Questo è nobilissimo, ma è comunque una strategia della sopravvivenza. Lascio a Maurizio. Grazie, Maurizio. Beh, intanto grazie agli organizzatori, grazie a tutti voi che siete intervenuti questa sera, grazie a Pasquale che mi accompagnerà in questo, nel racconto di questo libro e nel confronto che probabilmente ne verrà fuori. Io, se permettete, mi alzo e mi avvicino, così do ad Antonio. Il vai sul. Ho preparato delle immagini, delle. Così via. Vai, vai. In realtà io ho iniziato questo lavoro di ricerca circa 5 anni fa, ma non avevo alcuna intenzione di occuparmi di borghi. Mi stavo interrogando, ragionando su un tema un po' più grande, che è quello della città. Prendendo spunto da un testo che è stato pubblicato da un professore di Cambridge, che ha individuato nella città forse la più grande invenzione della specie umana. Nessun altro, diciamo, organismo vivente della Terra è stato in grado di organizzare le proprie relazioni tra le persone. Come ha fatto l'uomo inventando questa strana forma di coabitazione che è la città. E ragionando sulla città, la mia attenzione si era focalizzata su un aspetto particolare. La città è sempre stato un grande magnete, un attrattore. Le persone hanno, diciamo, da sempre ha costituito per le persone un grande elemento di interesse per varie ragioni. Due delle più importanti sono che la città offre due elementi importantissimi, che sono il lavoro. Le persone tendono ad andare in città perché trovano più occasioni di lavoro, e poi c'è un altro aspetto che è l'intrattenimento, cioè la città offre grandi
occasioni per curare quelle che sono tutti gli altri aspetti della vita umana, cioè non, che sono al di fuori dal lavoro, e dell'intrattenimento, cioè la possibilità di poter andare a teatro, di poter svolgere delle attività sportive e così via. Però la città a un certo punto ha cominciato ad essere anche problematica, cioè non solamente occasione di opportunità, di grandi anche di crescita sociale, ma ha cominciato ad essere anche un problema ad avere problemi di creare emarginazione e anche di respingere le persone. Ecco, in questa slide più o meno io ho riassunto quello che è accaduto fino a un certo punto. La città è stata una grande calamita, tendendo a spostare persone dai centri minori, chiamiamoli così, in cui ci sono anche i borghi, a spostarli verso la città, quindi ad attrarli. E ha attratto tutte le categorie sociali, sia quelle alte, diciamo quelle che possiamo definire benestanti, acculturate e così via, ma ha attratto anche le fasce basse delle popolazioni, perché appunto aveva questi due aspetti, le grandi opportunità di lavoro e gli aspetti sociali che attraevano tutte le fasce sociali. Facendo questa ricerca sul web, sostanzialmente gli articoli che comparivano sul web e che parlavano dei problemi della città, puoi andare avanti. Mi sono accorto che ho cominciato ad incrociare articoli che parlavano di una inversione di tendenza, cioè a un certo punto la città, che ha sempre funzionato in un certo modo, ha cominciato ad essere altra cosa. E quindi quel moto circolatorio che era unidirezionale, cioè dai piccoli centri verso i grandi agglomerati urbani, ha cominciato ad entrare in qualche modo in discussione. E il flusso di persone che si spostano ha cominciato invece ad essere nei doppi sensi, cioè c'è gente che va verso la città e gente che invece tende ad uscire dalla città, cioè a non trovarsi più bene in città e quindi cerca altri luoghi dove soddisfare i propri interessi. Quello che emerge però è anche che sono cambiate le fasce sociali che si spostano. Cioè le classi abbienti, quelle che hanno le possibilità, tendono ad uscire dalla città perché non stanno più bene, diciamo sono stressati e quindi si spostano nei piccoli centri. Invece le persone che non hanno nulla, quasi nulla, o che provengono da paesi che sono in grosse difficoltà, invece continuano a trovare nella città un elemento di possibilità di uscire dalla loro condizione precedente. E quindi anche la città cattiva, chiamiamola così, quella con problemi, per queste persone che vivono condizioni peggiori, addirittura ancora continua ad essere attrattiva. Quello che offre la città, anche la periferia più degradata, è comunque più di quello che loro hanno nei paesi, nelle realtà dove vivono e dalla quale sono partite. C'è un altro aspetto di moto che riguarda quella fascia sociale che è in difficoltà e che prima andava in città per tentare di sollevare la propria condizione, oggi invece viene espulsa perché in città non riesce più a sopravvivere. Che ne so, i pensionati a basso reddito che non riescono più a mantenere la loro condizione nelle grosse città e quindi tendono a rientrare o nei paesi di origine da dove erano partite magari 30-40 anni prima, oppure trovano magari condizioni di prezzi più bassi, di costo della vita più accessibile. E poi ci sono i disoccupati, quelli che hanno perso il lavoro, i divorziati. Ho scoperto articoli che parlavano di divorziati che non potendo più mantenere le condizioni di vita che avevano in città per varie ragioni,
si spostano nei piccoli centri. Puoi andare avanti. E anche ci sono degli, ovviamente, dei soggetti, personaggi della cultura, sociologi, economisti, che ovviamente tutti questi argomenti li hanno approfonditi, li hanno trattati. Nel libro io ne parlo, vi metto solo qualche accenno. Sennett, che è un sociologo americano famosissimo, che da anni si occupa dei problemi dell'urbanità, comincia a dire, ci pone la domanda di come possiamo risolvere forse il problema principale della città, che è quella della densità, che con la pandemia, per esempio, il problema è esploso in maniera forte. Cioè la città tende raggruppare molte persone insieme, magari in ambienti chiusi, e quindi il problema della densità è importante. Come si riesce a diradare questo nucleo che si crea nelle città? E comincia a nascere il problema se dobbiamo per ripensare alla città in modo tale che i servizi e tutte le cose che ci servono non ci costringono a fare grossi spostamenti, ma ad averli più o meno nel giro di un quarto d'ora di tempo. E poi addirittura c'è qualcuno che si pone se il problema, se non dobbiamo considerare che a un certo punto questa invenzione, grande invenzione dell'uomo, come tutte le cose, può avere un inizio e una fine, e quindi che la città possa morire definitivamente, troveremo altre forme per organizzare le nostre relazioni. Ecco, allora dal cortocircuito, da tutta questa raccolta di articoli che ho fatto, dal cortocircuito fra la crisi attuale della città e l'incerto futuro, hanno cominciato a venire fuori tutta una serie di input e di flash sulle possibilità che possono avere i piccoli centri, che per tantissimo tempo hanno subito il ruolo predominante della città e che invece adesso forse possono avere una rivincita sulla città. La vicenda della pandemia ha proprio fatto esplodere questo dibattito e questa, come la possiamo definire, questo scambiare opinioni sulle possibilità che potevano avere i piccoli centri. Alcuni addirittura hanno perfino prefigurato che le città finiranno per svuotarsi e tutti quanti andremo a vivere nei piccoli borghi. In realtà, la prospettiva è anche allettante, no? Andare via dal traffico, andare via appunto dalle persone che ti stanno addosso. In realtà, le cose non stanno così, trasferirsi in un piccolo centro non è che una passeggiata, non è una cosa facile da farsi, anche perché molti piccoli centri non sono in condizioni di accogliere eventuali masse di persone che lasciano la città per andare nei piccoli centri. Puoi andare. Come diceva Pasquale, i piccoli centri, specialmente quelli dell'area mediterranea, sono tutti abbastanza simili e come dire, fanno parte di una specie di collana che si affaccia sul Mediterraneo e che sono uniti da una specie di filo. Il filo di questa collana è tutto sommato una cultura comune che va dalla storia ma può anche interessare gli usi, i costumi delle popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Però questi borghi, come si diceva, tutti questi piccoli centri, non sono tutti in condizioni perfette. In realtà la gran parte sono molto fragili, sia sugli aspetti materiali sia sugli aspetti sociali. E quindi bisogna riflettere bene se sia il caso di comprometterli ulteriormente andando a spostare i guai dalla città e a spostarli nei piccoli centri. Quindi bisogna mettere molta attenzione se
si intende procedere in questo modo. Allora, vediamoli come sono combinati più o meno i nostri piccoli centri. Allora, su 8.047 comuni, il 72% dei comuni italiani è sotto i 5.000 abitanti. E rappresentano quasi il 54% del territorio nazionale. Nella cartina di sinistra come dire, rappresentata in rosso i comuni che si stanno spopolando e in verde invece quelle che stanno acquisendo popolazione. Come vedete, le parti in rosso sono molto maggiori. Di questi 5.000 e quasi 400 comuni che sono sotto i 5.000 abitanti, 3.850 sono nelle fasce montane e 2.381 sono in zone di grande valore naturalistico, quindi sono particolarmente fragili e particolarmente tutelati. Però nei piccoli comuni vivono quasi 8 milioni di abitanti e producono 13 punti di PIL, quindi c'è anche un'economia che produce questa parte di territorio italiano. Nella cartina di destra invece vedete i comuni che sono a rischio di estinzione, cioè che praticamente stanno perdendo talmente tanta popolazione che alla fine o sono abbandonati o sono in via d'abbandono. Altro dato che vi voglio dare è che sui 5.400 comuni, 5.550 comuni, su ogni due case ce n'è una disabitata e fanno quasi 2 milioni di case sui 4 milioni che ha l'intero territorio nazionale. Puoi andare avanti. E allora bisogna che noi, come dire, al di là degli aspetti poetici, degli aspetti narrativi che si fa sui borghi, sulla bellezza dei borghi, i nostri borghi sono bellissimi, sono tutti bellissimi. È raro trovare un borgo che non abbia delle qualità da apprezzare. In realtà, però, dobbiamo anche dirci le cose come stanno. I nostri borghi sono quasi tutti abbandonati, sono generalmente abitati da anziani, hanno pochissimi servizi, puoi andare avanti, soprattutto per i giovani sono praticamente invivibili, non offrono alcuna possibilità al momento. E benché c'è un grosso fermento, un proliferare anche di iniziative sui borghi, no? Li sentiamo tutti i giorni, i borghi più belli d'Italia. I borghi autentici, il borgo dei borghi, i borghi incantati, i borghi in fiore, i borghi di qua, i borghi di là. La realtà è che il tema è complessissimo, almeno questa è l'idea che mi sono fatto io, poi magari Pasquale dirà pure la sua, ma è veramente difficile perfino immaginare o progettare, per noi che siamo professionisti di questo mestiere, una rivitalizzazione di un borgo. Però ho trovato anche in questa ricerca di quasi 5 anni molte esperienze di iniziative assolutamente incredibili. Cioè, nei nostri borghi avvengono cose alle quali io non avrei mai pensato. Puoi andare avanti. Sì. Grazie, mi scusi. No, ottimo suggerimento. Grazie. Ecco, come si diceva, benché se ne parli molto, c'è molta produzione di articoli, di pubblicazioni, di riflessioni, e poi magari ne facciamo anche una carrellata, in realtà questi piccoli borghi, questi nostri borghi sono realtà abbastanza sconosciute e raramente vengono raccontate per quello che effettivamente sono. Al di là del racconto della bellezza materiale del sito, raramente si raccontano le comunità che le abitano. E in realtà sono luoghi molto ricchi di esperienze innovative, alcune originali,
che vengano attuate con pochissimi mezzi. Le popolazioni che le abitano a volte si inventano cose e utilizzano strumenti che costruiscono da sé, senza l'aiuto di nessuno, delle istituzioni o di altre realtà. E lo fanno spesso con l'impegno volontario delle poche persone che io le chiamo i superstiti restanti, cioè quelli che non si arrendono all'abbandonare il sito. Ecco, il libro ha raccolto, diciamo, il dibattito che si è sviluppato soprattutto durante la pandemia, perché a un certo punto, mentre i virologi litigavano in televisione sul che cosa bisognava fare o non bisognava fare questo benedetto virus, nel nostro campo invece architetti, professionisti, esperti del settore, economisti, sociologi, eccetera, invece hanno cominciato a ragionare. Lo hanno fatto un po' stranamente, nel senso che no, raramente li abbiamo visti in una tribuna. Diciamo di quelle che per esempio facevano i virologi, no? Che ne prendevano 3-4, li mettevano assieme e poi si scatenava l'ira di Dio. In realtà noi che siamo tutti con un ego molto forte, noi, specialmente gli architetti, abbiamo cominciato a pubblicare articoli, abbiamo cominciato a parlarne, però diciamo ognuno per sé. Raramente li abbiamo visti insieme. Io mi sono preso la briga di raccoglierle tutti e metterli tutti insieme come se fosse una grande, puoi andare avanti. Una grande tavola rotonda in cui ho raccolto le opinioni di questi soggetti. E quindi ho praticamente selezionato quasi 110 articoli tra stampa cartacea e online, selezionando 83 riflessioni di personalità della cultura, dell'economia, della ricerca, 37 architetti, 24 giornalisti e scrittori, 22 accademici e specialisti. Qui ci sono le nuvole con i nomi più noti per noi architetti, ovviamente, per dire Renzo Piano oppure Boeri. Sapete, Boeri è quello del Bosco Verticale di Milano e tanti altri. Però ho voluto anche collezionare le riflessioni di soggetti che non avevano nulla, che non hanno nulla a che vedere con il mondo delle costruzioni, della tecnica, dell'urbanistica. Come Stefano Mancuso, che è un eccellentissimo, peraltro calabrese, biologo, insomma, sì, è un esperto di piante sostanzialmente, di vegetazione, uno studio dell'intelligenza delle piante. Ma ho preso anche persone che hanno a che fare con la produzione industriale, ad esempio. Pontremoli, Andrea Pontremoli è stato amministratore delegato di IBM Europa e adesso è amministratore delegato della Dallara e quindi cosiddetta della Motor Valley emiliana. Possiamo andare avanti. Franca Albini è un poeta famosissimo. Ecco, allora io ho costruito un po' una specie di tavola rotonda virtuale in cui ho raccolto le opinioni di queste eccellentissime persone e personalità. Per esempio, Stefano Boeri dice che a un certo punto fra la città e i borghi è bene che si riesca a instaurare un rapporto di reciprocità, cioè non dobbiamo più pensare che l'una prevalga sugli altri, ma dobbiamo trovare un modo di collaborazione in cui i borghi possono essere quella parte che manca alla città e nei borghi ci possono essere quelle cose che in città si trovano. Oppure addirittura possiamo c'è perfino chi nega che esistano dei borghi nel nostro paese. In realtà dice sono tutte dalla città, i borghi sono tutte un arcipelago di comunità multiurbane che hanno una diversa intensità, una diversa dimensione, una diversa magnitudo, però in realtà anche le città non sono altro che un insieme di borghi. Oppure Cucinella, che è un altro famoso architetto italiano, che dice: beh, calmiamoci un attimo, non è che è facile andare via dalla città e andare a stare in campagna o nei borghi, è tutto un po' più complicato,
non ci sono le cose che abbiamo in città e quindi non la mettiamo via facile. Però lancia un altro tema e dice se nei borghi non risolviamo il problema della prossimità dei servizi, della formazione, della sanità, beh, chiedere alle persone di trasferirsi nei borghi diventa un po' più complicato, perché se io per studiare mi diventa difficile, se per avere le cure ci devo mettere ore, preferisco stare in città. Carlo Ratti, che è un altro eccellentissimo architetto che lavora e dirige il Sensible, mi perdoni l'architetto che è un inglese madrelingua, City Lab, e al Massachusetts Institute, quindi lavora in America, fa ricercatore in America, e appunto sostiene che noi dobbiamo cercare di portare la bellezza dei borghi all'interno delle città. Ma poi c'è Antonio De Rossi, che è urbanista e insegna a Torino, al Politecnico Torino, che ci mette un po' in allarme, dice guardate che un po' sta cosa dei borghi è una moda, è abbastanza anche in certi casi anche rappresentata in maniera folcloristica. Quello che dobbiamo fare è ricostruire una abitabilità dei borghi, cioè che sia effettivamente che uno ci possa stare e senza rinunciare a una serie di diritti che lui chiama appunto diritti di cittadinanza. La sanità, la scuola, la formazione sono diritti di cittadinanza che tutti i cittadini che vivono in città o che vivono nei borghi devono tutti i cittadini che vivono in città o nei borghi deve essere assicurato. Poi dice Fuxas, dice bene, benissimo, la campagna può essere una valida alternativa sostenibile perché c'è meno consumo, c'è meno spreco di risorse, però dice non può essere una cosa di lusso, cioè limitata solamente a una certa categoria di persone. Generalmente li identifichiamo con i cosiddetti radical chic, no? Quelli che sono nelle condizioni economiche di potersi permettere di andare perfino a vivere e lavorare in un borgo perché hanno le possibilità per farlo, perché si possono, hanno strumenti, hanno la rete internet a banda larga e quindi non hanno un ufficio dove andare a timbrare e quindi possono tranquillamente lavorare da dove preferiscono. E Renzo Piano, che invece ci sottolinea che fra città e campagna non c'è un'antitesi, ma che possono benissimo integrarsi e completarsi a vicenda, salvo risolvere il problema delle periferie, che sono esattamente tra la città e il borgo. E poi ho voluto anche mettere la riflessione di Franco Rossi, che è un docente di urbanistica presso la nostra facoltà di Cosenza, dell'Università di Cosenza, che ci mette in allarme dai cosiddetti, quelli che lui chiama ladri di attenzione. Cioè sono tutti coloro che possedendo grosse risorse e possedendo tra le risorse anche i media ci vogliono convincere che i modelli per riprendere, per rivitalizzare i borghi ce li hanno loro, sanno come si fa, sanno che cosa ci serve, sanno che cosa dobbiamo fare, ce lo dicono loro perché hanno già organizzato tutto. Ebbene, Franco Rossi ci mette in allarme, ci dice attenzione perché sono modelli importati, un po' patinati, che tenderebbero a trasformare i nostri borghi in tutti quanti in una specie di villaggi turistici, non si capisce bene nemmeno di che livello e tipo, ma che rischiano di essere fuori tempo e fuori spazio rispetto ai siti ai contesti effettivi. Il rischio è che ci sia in questi borghi una grande omologazione, cioè che tutti quanti facciamo albergo diffuso, tutti quanti facciamo un'altra cosa e che non sorga dal basso, diciamo, non venga dalle comunità che le abitano, ma vengono imposte da qualcuno dall'esterno che magari ci vuole fare anche business, come si dice. Puoi andare avanti. Ecco, fra invece le personalità, io ne ho
Ce ne sono molte di più nel libro, ma io ne ho raccolte quelle che a me sono sembrate più significative. Franco Arbini, un poeta, cosiddetto, viene definito paesologo, perché ha Bisaccia, che è il suo paese di origine, un piccolo borgo dell'Irpinia, lui ha creato una casa della paesologia, cosiddetta. Beh, allora lui dice, guardi, i paesi piccoli sono bellissimi, ma i paesani, cioè quello che li abitano, troppo spesso sono avvilenti. Lui li definisce scoraggiatori militanti, cioè persone che qualsiasi cosa si fa non è fatta bene, si poteva fare meglio, ma perché la vuole fare, ma perché si deve fare, e perché non la facciamo così, e perché non la facciamo così. Lui li chiama gli scoraggiatori militanti. Allora dice, bisognerebbe importare nei paesi gli incoraggiatori, che dovrebbero entrare nei paesi e buttare fuori quelli che ci vivono. Poi c'è l'opinione di Domenico De Masi. Domenico De Masi lo conoscete, è un sociologo, spesso compare in televisione, ha fatto di tutto nella vita, ha fatto ricerche per le grosse aziende, per le grosse istituzioni del paese. Lui dice, ripopolare i borghi, forse si può fare, ma con chi? Con gli immigrati, magari. Gli intellettuali ne parlano, ma si guardano bene magari da trasferirsi nei borghi, perché è un po' complicato. E poi, sapete, nei piccoli borghi, lui dice, il problema grosso è che ci sono poche novità. I giorni scorrono lenti e molto spesso monotoni. E in più, dice, c'è il familismo amorale. È un altro, come dire, concetto che viene da uno studioso americano che si chiama Bansfield, e che sostanzialmente consiste nel emarginare tutto ciò che viene da fuori, qualsiasi cosa che viene fuori, che sia una persona, che sia un'attività, è comunque vista come un estraneo, vista come una cosa da come dire, non far entrare nel circuito locale. E lui dice, in realtà i paesi, i piccoli borghi sono dei nidi di vipere dove si odiano tutti, invece le città, dice, hanno il grande vantaggio che garantiscono l'anonimato. E lui lo racconta nel libro, racconta due episodi. Un episodio che c'è stato, di cui lui è stato testimone subito dopo il terremoto dell'Irpinia. Lui capita in quelle zone insieme a Lina Wertmüller, la regista, che dovevano fare un filmato, un reportage. E mentre erano là e vedevano tutte queste case cadute, è andata a trovarli Sciascia. E lui dice, io ho detto a Sciascia, ma guarda Leonardo, tutti questi paesi, tutti distrutti, che peccato, ma guarda quanta gente che è morta, erano tutte brave persone. E Sciascia gli dice, ma che stai dicendo? Tu non hai idea che cosa siano, tu vivi in città, che cosa ne sai? I paesi sono terribili, si odiano tutti, si ammazzano tutti, si criticano, si trattano male. E quindi lui racconta un po' in maniera, diciamo, anche gradevole questi episodi. E poi ho riportato l'opinione di Marco Magnifico, che è il vicepresidente di, credo, Italia Nostra, una di queste associazioni che si occupano dei nostri borghi, e dice che i borghi non sono un'Italia di serie B, cioè una roba dove uno ci va giusto per passarci due giorni di riposo, però dice, attenzione, il turismo, puntare solo ed esclusivamente sul turismo non è una buona idea. Ci deve essere, però non può bastare, serve qualcosa di più concreto, di più costante, di più strutturale. Infine ho voluto portare questa esperienza di Pontremoli, che è un uomo dell'industria. Lui ha lavorato, è stato il capo di IBM Europa, però non ha mai lavorato a Parigi, perché la sede dell'IBM era a Parigi, e lui ogni settimana lasciava il suo paesello che si trova in Emilia-Romagna, nella cosiddetta Motor Valley,
arriva, diciamo, partiva il lunedì mattina prendendo l'aereo alle 4, svegliandosi alle 4, e ritornava il venerdì. E la famiglia l'ha sempre tenuta nel suo borgo di origine. Finché a un certo punto gli è partito anche a lui la repulsione per la vita che faceva, e ha lasciato IBM e è andato in Dallara. La Dallara è una industria di automobilismo che fa automobilismo da competizione, nella sua zona, in questa parte dell'Emilia Romagna, dove sono tutti piccoli paeselli, non ci sono grandi centri, lui offre una possibilità, dice: ma perché non, invece di portare le persone a lavorare dove non hanno nessuna intenzione di abitare, cerchiamo di fare il contrario, pensiamo a portare il lavoro dove le persone amano abitare. Quindi se è possibile, siccome ci sono tante cose che oggi è possibile fare, che prima non era possibile fare, grazie alle tecnologie e al digitale, benissimo, tutta l'industria della Dallara, in anni in cui ancora parlare di banda larga, di internet delle cose, di accessibilità larga a questa grande invenzione che è stata la rete internet, tutta la parte pensante della produzione, quindi la progettazione delle auto, i disegni delle auto, eccetera, si fanno in una serie di piccoli borghi che sono in un'area dell'Emilia Romagna, e vengono trasferite tutto questo lavoro viene trasferito ai centri di produzione senza spostare le persone, cioè si spostano le idee, si spostano i prodotti della mente umana, ma le persone non si spostano più. Questo poi vedrete nel libro, chi lo prenderà, che ha anche dei riflessi sotto l'aspetto ecologico. Quello che prima, che fino a poco tempo fa noi pensavamo di poter fare, continuare a fare, senza preoccuparci molto di che cosa provocava a livello di inquinamento, adesso cominciamo a pensare che non è più possibile fare, bisogna che noi cambiamo modo di ragionare. Poi andare avanti, andiamo velocemente. Allora, il libro non è una guida turistica, lo voglio subito dire. Chiunque pensa di trovarci, sapete, quelle belle riviste, quei bei libri patinati con bellissime fotografie che fanno vedere i borghi, eccetera, eccetera, ne troverà poche, perché non era questa l'intenzione del libro. Il libro è invece il racconto di 90 più 1, poi vi spiegherò che cos'è quel più 1, comunità. Quindi non si raccontano solo i siti per la parte materiale, ma quello che si racconta è soprattutto le iniziative che le comunità sono state in grado di mettere in campo. Questa è una mappa dei tantissimi comuni, ecco, vedete, perché il più uno è Monasterace, che è il mio paese d'origine, dove sono in corso una serie di iniziative intraprese dalla comunità locale insieme all'amministrazione, ovviamente, e che sta tentando una strada per salvare il piccolo borgo che si trova a 1,5 km dal mare e che praticamente era quasi ormai disabitato. Questa è una mappa che raccoglie, diciamo, che sintetizza dove si trovano i comuni che io ho selezionato: Otti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, quasi tutta Italia, diciamo, ho preso qualche elemento, dove più, dove meno. E di ognuno di questi piccoli borghi ne ho fatto una scheda dalla quale è possibile capire dove si trova, un'immagine, diciamo, generale, tutti i riferimenti di carattere fisico, le informazioni principali, ma anche la geografia, il clima. E il clima l'ho considerato un fatto molto importante, perché incide molto sull'appetibilità dei contesti. In appendice al libro ci sono i QR code. Se uno inquadra il QR code, sostanzialmente si scarica la scheda del comune che magari vuole approfondire. Ma trova anche tutta una serie di guida, di vademecum, che spiegano tutte le varie opportunità, tutte le opportunità e tutte le strategie che in questo momento sono in campo, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, sia a livello regionale,
a supporto della rivitalizzazione dei borghi. Poi andare avanti. Ne ho selezionate alcune giusto per farvi dire, per farvi capire che cos'è che mi ha spinto a scegliere un comune piuttosto che un altro. Beh, diciamo, io ho scelto le cose che mi hanno incuriosito e quindi probabilmente solamente una, come dire, una raccolta personale, altri magari avrebbero scelto altri. Però per dirvi, a Flumini Maggiore, che è una piccola, un piccolissimo centro del Sardo, Carbonia Iglesias, il sindaco locale, che è anche però uno scrittore giornalista, a un certo punto, per fermare l'abbandono la fine del suo paese, ha messo su questa attività che si chiama Happy Village, cioè sostanzialmente offre a tutti gli anziani d'Europa la possibilità di trasferirsi, però offrendo una serie di servizi che magari non si trovano da nessuna parte, ad esempio l'assistenza sanitaria H24, cioè lui ha raccolto una serie di professionisti della sanità che 24 ore su 24 abitano lì, stanno lì e sono a disposizione di chi ne ha bisogno. Quindi per un anziano il ragionamento che ha fatto, se deve venire un anziano, se io gli dico guarda vieni perché comunque qui se ti succede qualcosa ci avrai subito l'intervento immediato, uno ci pensa, dice vabbè sai che c'è, in città sto male, quasi quasi là, vado là, è pure gratis, mi danno tutto gratis, non devo fare le file, non devo andare a pagare ticket, non devo fare niente e ci vado. Ho preso anche esperienze che sono qua in Calabria, no? Dove spesso pensiamo che non ci sia nulla, in realtà poi se uno gira scopre delle cose curiosissime. A Belmonte Calabro, provincia di Cosenza, due fratelli emigrati, professionisti, rientrano, comprano 14 case in rovina, le ristrutturano per affittarle ai turisti e fanno forse il primo albergo diffuso che si è realizzato in Calabria. Da una parte. Dall'altra parte però, sempre nello stesso paese, un'associazione che si chiama la Rivoluzione delle Seppie ha ragionato sul fatto che da qualche tempo le università consentono agli studenti di come dire, seguire le lezioni e quindi di formarsi non necessariamente stando in università, ma facendolo a distanza. E quindi hanno invitato un gruppo di studenti durante la pandemia proprio, un gruppo di studenti della London Metropolitan University e usando i laboratori che c'erano nel paese, che erano stati abbandonati, li hanno ripresi, li hanno riattivati e sostanzialmente hanno inventato quello che oggi è abbastanza noto a tutti, che è il South Work, il South Learning, cioè studiare nel sud dell'Italia. Poi andare avanti. Gagliato, che è un'altra esperienza assolutamente incredibile, che io consiglio a tutti di andare a vedere. Io ci sono stato anche ieri sera, che era la manifestazione di quest'anno. Gagliato si trova in provincia di Catanzaro e a due passi da Soverato, all'interno, ci si arriva in 10 minuti. Nel 2005 il nanotecnologo, uno dei più grandi nanotecnologi che esistono attualmente al mondo, che si chiama Mauro Ferrari, viene invitato all'Università di Catanzaro e gli suggeriscono, guarda, per passare, siccome lui dice, vabbè, mi fermo qualche giorno, dice, vabbè, vai a Soverato, perché Soverato è carino, c'è il turismo, stai una bella, c'è il golfo. Lui va a Soverato, non trova dove stare, perché era in estate ed era tutto pieno, strapieno, alberghi, non ha trovato un posto. Allora qualcuno così gli ha suggerito, ma provate ad andare all'interno, forse magari in qualche piccolo paese, capace che trovate qualcuno che vi ospita. E lui piglia e dice, vabbè, provo, e arriva a Gagliato. Due case, un campanile, una chiesetta, una mezza piazza, sebbene con un piccolo anfiteatro, Pasquale, che poi vedrai nella foto, si vede anche in quella foto lì più o meno. Lui dice, ma perché non fare di questo posto, visto l'accoglienza che mi hanno fatto, perché poi a un certo punto arriva il forestiero e tutti quanti si sono, come dire, mobilitati per trovargli posto, dargli da mangiare, come facciamo noi nei piccoli centri, no? Quando arriva qualcuno da fuori.
Ebbene, dal 2005 lì si organizza a fine luglio, ma l'attività dura tutto l'anno, si organizza la conferenza mondiale della nanotecnologia. Ora, per darvi un'idea di che cos'è la nanotecnologia, che a me me la sono dovuta andare a studiare perché nemmeno io avevo capito bene di che cosa si trattasse, beh, la nanotecnologia è attualmente la punta più avanzata del nostro futuro, del nostro sapere. Spazia dalla medicina ai materiali da costruzione. Pasquale, ho visto in questi anni che ho frequentato un nano Gagliato cose che oggi sono nella produzione, li usiamo oggi nelle costruzioni, ma io le ho viste 10 anni fa. Ho visto gli studi che hanno portato a quella produzione 10 anni fa. In tema di vaccini e quindi di sanità, io ho visto gli studi sui vaccini RMNA, quelli che ci hanno fatto per la pandemia, io l'avevo visti 8 anni fa, 10 anni fa. Per questo, quando ho sentito dire, ma su questi vaccini, sapete, non si sa, ci sono poche esperienze, pochi studi, in realtà io dico, ma guarda un po', io già queste le avevo viste, erano già avanzate all'epoca, mancava solo l'applicazione in larga scala, ma in realtà erano già studiati perfettamente. Per non parlare di quello che stanno facendo a livello di cure contro il cancro, tra qualche tempo sparirà la chemioterapia, spariranno i problemi che la chemioterapia porta, perché stanno con le nanotecnologie, sono già in produzione, sono già nelle sperimentazioni i farmaci che entrano nella cellula malata e solo in quella, e rilasciano, comandata dall'esterno, la giusta percentuale di farmaco che serve solo per guarire quella cellula. Questa è la nanotecnologia. Benissimo, a Gagliato si riuniscono gli scienziati mondiali della nanotecnologia. In questa settimana che fanno questa operazione, ovviamente il paese è pieno di gente, quindi questo ha innescato un meccanismo che le case vecchie, perché poi sta gente doveva andare a abitare da qualche parte, le hanno ristrutturate, e si è innescato un processo economico. Il Leggio è un piccolissimo comune della provincia di Udine. Bene, questi hanno fatto degli accordi con i più grossi musei mondiali, dal Prado al Louvre, e fanno delle mostre con quadri di Caravaggio, Raffaello, Botticelli, legando i temi della fede all'arte, alla filosofia, alla letteratura. In 15 anni 400.000 visitatori. In un piccolissimo comune. Avanti. Castel Saraceno mi ha incuriosito perché... Castel Saraceno, anche qui un piccolissimo comune, hanno puntato su una cosa curiosissima, cioè hanno finanziato con 1,5 milioni di euro il più lungo ponte tibetano d'Europa, credo, se non del mondo, e quindi hanno puntato su un certo tipo di target di persone, cioè quelli che sono alla ricerca di esperienze estreme, che hanno desiderio, voglia di, e quindi vanno in questo piccolo comune per fare queste attività anche di rafting, quindi di discesa nei torrenti con i gommoni e altre attività. Altra esperienza che mi ha incuriosito moltissimo è questa di Monte Castelli Pisano, che è un piccolissimo comune, 80 abitanti, ormai completamente scomparso, un comune medievale. Bene, nel 2015 questo neocardiochirurgo pediatrico, Philip Bonhoeffer, inventore e proprietario del brevetto per l'intervento sul cuore dei bambini senza operare, cioè transcatetere. Lui entra nelle vene e sana il cuore di questi bambini con questa sua tecnica. È andato in pensione, siccome è un amante della liuteria, dei violini,
si trasferisce in questo piccolo paesello con i proventi del brevetto, compra qualche casa, la mette a posto e poi si imbatte in una piccola chiesetta semidistrutta e si scopre che questa chiesetta ha un'acustica unica al mondo. Risultato, ristruttura la chiesetta, vengono da tutto il mondo gli strumentisti per provare gli strumenti. Ovviamente lui poi l'ha attrezzata con le tecnologie del suono, eccetera, eccetera. E quindi c'è sto via vai di gente da tutto il mondo, di grandi suonatori, di grandi artisti della liuteria, che va in questo piccolo paesello. Il problema è che poi da questo si è innescato, non il problema, diciamo, la cosa curiosa è che da questo input si è innescato poi tutto un problema di, appunto, di residenza, di consentire residenze, quindi sono nate tutta una serie di attività, sono nati i laboratori di liuteria, cioè si sono nati delle attività che producono strumenti di liuteria che però vengono solo prestati, non vengono venduti. Cioè, e il costo dello strumento è che l'artista che lo compra deve andare a fare un concerto nella famosa chiesetta dove le sedie, la cosa si vede un po' in quella fotografia, che le sedie sono tutte diverse perché non avevano i fondi quando l'hanno ristrutturata e quindi hanno chiesto ad ogni abitante di fornire una sedia e sono tutte di colori diversi. Avanti. Beh, Consonno è una frazione del comune di Olginate, che è un sito storico che è stato deturpato dall'abusivismo edilizio, quindi una condizione che conosciamo bene, e che a un certo punto doveva essere un magnate dell'industria brianzolo, voleva trasformare nella Las Vegas della Brianza. In realtà l'operazione è fallita, la città si è completamente, il borgo si è disabitato totalmente e c'è un'associazione di ex abitanti che la offre sia come location per i videomaker o per i film, ma ci hanno fatto una pista nelle stradine del paese, ci hanno fatto la pista di allenamento per gli atleti di longboard. Longboard è lo skateboard in discesa, per farvi capire, e da tutto il mondo vanno a fare le prove degli skateboard o per allenarsi in questo piccolo borgo, dove peraltro si sono inventate anche un'altra cosa curiosa, hanno inventato e svolgono da ormai credo 10 edizioni i mondiali di nascondino, cioè ci sono, pare che nel mondo ci sia gente appassionata di questo gioco e annualmente si organizzano i mondiali di nascondino e vengono da tutte le nazioni per partecipare e fanno le selezioni durante l'anno e chi si qualifica poi va a fare le finali a Consonno. Forse uno dei casi più famosi è questo di Favara, che è un quartiere di Agrigento. Un notaio eredita dal padre una masseria, una cosa simile, e pensando ovviamente di liberarsene prima possibile perché lui abitava fuori, sposato con una straniera e quindi non aveva alcun interesse per la cosa. In realtà si innamora di questo palazzo che si trova in questo quartiere e crea Farm Cultural Park, che oggi forse è l'iniziativa culturale più straordinaria, innovativa, non so come dire, anche creativa mondiale, penso, a sto punto, dove l'arte contemporanea, vedete lì i muri disegnati da artisti che lui ha invitato ad intervenire, ed è oggetto di un continuo accesso sia di visitatori, ma anche di persone che vanno a svolgere corsi e così via. Ultimo caso che ho voluto così rappresentarvi questa sera è che qualcuno perfino ha puntato sulle case da gioco, cioè ha trasformato il borgo in una specie di enorme sala gioco che si svolge nel borgo, cioè non c'è
un luogo, ma si svolge proprio nel borgo per i pendolari del gioco. Quindi non sarà magari molto etico, però come dire, dà il segnale, il segno che comunque qualcuno, come dire, cerca di mettere, di ragionare come può uscire da quella condizione. Possiamo andare avanti, e ho credo finito. Niente, qui c'è raccolti per insieme, chiamiamole così, le varie una casistica di possibilità. L'albergo diffuso, le case a un euro, no? Se ne è sentito parlare tantissimo. Poi vi dirò, nel libro c'è anche scritto come sono andate a finire sia le storie delle case a un euro e sia le storie degli alberghi diffusi, come sono andate a finire. C'è chi ha puntato sugli aspetti della cultura e della religione, perché c'è anche un turismo della religione. Chi ha puntato invece sulla digitalizzazione, è famoso il caso di Colletta di Castelbianco, che è un nostro maestro architetto, ha negli anni 80 ristrutturato in maniera ammirabile, e puntando sulla telematica, cioè già negli anni 80 aveva fornito questo paese di una rete telematica che consentiva di abitare e lavorare in un piccolo borgo. C'è chi ha puntato sulle energie rinnovabili. San Lorenzo Bellizzi, che si trova in provincia di Cosenza, quando c'è stato il primo conto energia, ha acquistato a pochissimo prezzo terreni che erano abbandonati, completamente abbandonati, ha fatto accesso al conto energia, ha avuto finanziato un impianto di non so se 20 mega di energia, lì non si pagano più tasse, chi si trasferisce viene pagato per trasferirsi a San Lorenzo Bellizzi, il paese che era ormai completamente disabitato, piano piano sta ripopolandosi. C'è chi ha puntato sulle cooperative, sulle cosiddette cooperative di comunità, c'è chi ha puntato sulle location, cioè il paese viene tenuto in un certo modo e diventa sito per i film, per le produzioni degli spot televisivi, della pubblicità sostanzialmente. E poi c'è chi ha puntato sull'accoglienza umanitaria, il caso Riace, ma c'è Camini, ma ci sono anche altre esperienze in tutta Italia. Chi ha puntato sull'offrire incentivi, quindi riduzione di tasse, contributi e così via. E poi tutte quelle, un'altra parte di iniziative che ho chiamato, che non sono riconducibili a nessuna di queste, e le ho chiamate altre. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di riuscire a ricavare un filo conduttore, a fornire degli spunti pratici, perché poi alla fine questo è quello che serve per facilitare gli operatori, che siano istituzionali, ma anche che siano associazioni, che siano gruppi di persone, che sentissero l'interesse ad avventurarsi in iniziative per provare a dare una possibilità di futuro a queste comunità. Poi andare avanti. E siamo all'argomento finanziamenti, voi sapete il PNRR e non solo, ci sono anche altri programmi della regione oppure programmi nazionali che finanziano interventi nei borghi. Questo dà il segno che c'è un'attenzione particolare. Nel bando borghi, nella linea A del Bargon Borghi, che era destinata a uno per regione, un borgo per regione, La Calabria è entrata con Gerace, che ha avuto 20 milioni di euro come tutti gli altri borghi. Su questa scelta ovviamente ci sono opinioni diverse, c'è chi dice che forse bisognava scegliere altro, forse non era questa la linea di finanziamento che sarebbe stata utile per Gerace, dove magari 20 milioni manco si vedono e forse ce ne vorrebbero 100 o 150. Invece magari altre regioni invece hanno puntato su piccolissimi comuni, molto più piccoli, ma dove c'erano quelle famose esperienze già in atto e che, diciamo, se sostenute possono far diventare l'impulso che fa scattare il meccanismo. Possiamo andare avanti. Ecco, la vera sfida forse è certo quella di valorizzare la bellezza dei siti, quindi la parte materiale, quindi le ristrutturazioni, le riqualificazioni e così via, ma forse l'investimento più importante è quello sulle idee originali e sulle comunità virtuose
e soprattutto coese. Andiamo avanti. Come? Beh, forse l'idea di unire la tradizione e l'innovazione può rianimare i nostri contesti, che sono tutti diversi, se riusciamo a farlo da una parte con creatività e però dall'altra parte anche con rispetto, perché comunque i siti vanno rispettati. Ho messo questa slide questa esperienza che si chiama Ubitat, in cui c'è anche Monasterage, che è una esperienza che punta proprio sull'innovazione, cioè sulla digitalizzazione dei borghi. È una rete che si sta ampliando sempre di più, ci sono sempre nuove adesioni. Siamo stati proprio recentemente a Rimini al Festival del Web Marketing Festival, e abbiamo fatto un incontro con i nostri comuni partner, e ci sono delle iniziative che partiranno a breve. Andiamo avanti ancora, dovrebbe essere benissimo. Siamo alle conclusioni. Vabbè, intanto il libro, se uno va alla ricerca, dice vabbè, adesso Maurizio Diano ci dà la soluzione. Beh, la soluzione non c'è, almeno io non l'ho trovata. Esistono possibili traiettorie che possono essere percorse e che ognuno deve un po' cercare da sé e adattare al contesto specifico. Non c'è una cosa che si può fare da una parte ed essere sicuri che funzioni anche da un'altra. Però dobbiamo anche, come dire, essere consapevoli che se non riusciamo a fare abitare questi nostri borghi e farli abitare stabilmente, per instaurare e rinsaldare relazioni, non sarà facile venirne a capo, anche perché laddove vi sono limiti oggettivi, grosse distanze dai centri urbani più grossi, dove non ci sono molte funzioni e infrastrutture, dove c'è carenza di servizi essenziali e dove c'è purtroppo troppa disoccupazione, è veramente un'impresa non facile. Quindi non facciamoci illusioni, almeno io non ne sono uscito con tante illusioni, e ho capito che comunque il lavoro è fondamentale. Se non c'è il lavoro in tutte le possibili forme, quelle che conosciamo e quelle che magari non conosciamo perché sono nascoste nei laboratori di ricerca, che probabilmente vedremo prossimamente, che siano green, digital, qualsiasi tipo di lavoro, purché ci sia lavoro. E poi unire innovazione e tradizione, come abbiamo visto, fare attenzione al contesto locale, e che comunque sia tutto questo sforzo sulla transizione sia ecologica, ambientale, digitale, non sia solamente un'operazione così estranea ai nostri modi di essere, ma deve essere anche culturale e deve essere anche astuta, diciamo, cercare di ricavarne il meglio possibile. Poi, da pubblico dipendente, devo dire che se continua il diluvio di normative, l'articolazione decisionale imprendibile, spesso la stratificazione dei procedimenti, procedure burocratiche a volte incomprensibili e assolutamente improduttive, ecco, se non ci liberiamo velocemente di questo veleno, perché è un veleno, di cui ancora peraltro tutti dicono che dobbiamo superare, semplificare, eccetera, eccetera, ma io antidoti verdi non ne ho visti. Quindi io avrei quasi finito, non so se c'è qualche altra slide dopo. Ah, ecco, mi ero dimenticato. E la città? Che ne facciamo della città? Beh, io vi ho voluto mettere questa frase che ha pronunciato Mancuso, che ripeto non è un urbanista ma è un biologo vegetale. Lui dice: noi concepiamo la città separata dalla natura e abbiamo costruito le città facendole agire e funzionare come noi facciamo nei confronti del resto del mondo, noi uomini ci riteniamo i padroni del mondo, in realtà abbiamo visto poi con la pandemia non lo siamo per niente. E dice: ma è una visione primitiva, non abbiamo più bisogno di proteggerci dalla natura, anzi dobbiamo rientrarne a fare parte. L'ambiente si può salvare solo cambiando completamente la nostra idea di città, che deve essere verde,
e che a guardarla dall'alto non la vedi più, diventa indistinguibile dalla natura che ci circonda. Ecco, forse anche i borghi dovranno seguire questa strada. Grazie a tutti per l'attenzione e per la lunghezza. Forse coraggio. Ringraziamo Maurizio. Intanto io non ho, veramente non ho proprio niente da dire, perché andarcene, intanto chiederei sicuramente al pubblico che avrà altre cose. Io devo dire che ho letto, ho già anticipato, ma non per adulare Maurizio, ma questa cosa adulerei me, perché condivido gran parte delle cose, tra l'altro, che ha affermato e che io ho sottolineato. No, partirei da una cosa, parto dall'ultima delle cose che sono qui nelle slide e che poi comunque a ritroso arriviamo al concetto, diciamo, di inizio. Gli interventi che vanno fatti, che dovrebbero essere fatti, comunque dovrebbero essere, come dire, misurati intorno alla intelligenza, all'idea, alla capacità di progettare, alle, come dire, invenzioni. Io ho fatto una breve esperienza pubblica, mi sono occupato di interventi nei centri storici, quando ho fatto anch'io il funzionario, e in quel periodo, come in periodi precedenti, e anche in seguito in effetti, perché la logica mi sembra che sia rimasta tale e quale, si è pensato che bisognava premiare probabilmente anche uno status quo, facciamo l'esempio di Gerace, no? La scelta di voler investire ancora, di dare risorse a un borgo museo, indubbiamente, e non è, come dire, da me giudicabile, ma sicuramente probabilmente in Calabria vi sono realtà in cui la, come dire, la ricchezza ideativa, progettuale è più alta. Quindi non sto adesso a fare, non do un giudizio, però mi sembra che questa affermazione sia di grande importanza, perché intanto perché creerebbe, stimolerebbe in tutti, nei soggetti privati, in noi e anche nelle istituzioni o nei centri, come dire, amministrativi, probabilmente una diversa attenzione, un maggiore sforzo in questo senso. Maurizio ha raccolto delle best practices, dei buoni esempi da seguire, da scopiazzare proprio, no? Cosa che mi sembra in questo momento in Calabria non stiamo utilizzando. Tra l'altro abbiamo anche esempi all'interno della nostra regione che sicuramente andrebbero raccolti. E vi devo dire, faccio una piccola nota. La piccola nota è questa. Le questioni generali principali, quella se gli episodi, quello che sta accadendo di favoloso appunto in questi grandi progetti di recupero dei borghi, di fatto possa contrastare il fenomeno in cui il borgo rappresenta la chiave di volta di una trasformazione globale. No, non è così, non perché lo dicono gli architetti. Come vedete, se uno leggesse la prima parte, gli architetti sono tutti, dicono, ma ci stiamo illudendo molto, ma chi è che va a vivere nel borgo? No, ci vanno gli intellettuali, ci vanno gli artisti, ci vanno i poeti, no? Ci va Arminio sicuramente, ma lui, tra l'altro, bisogna dire che non ci è andato, lui ci resta, no? Lui c'ha radici. Se parla uno che di fatto ha cercato di costruirmi radici, per esempio, perché il mio interesse, qualcuno diceva, ma perché stai qua? Beh, non solo sono qua perché ho letto il libro di Maurizio, ne apprezzo, perché un collega questo, ma perché in effetti sono attratto da queste questioni della fragilità, no? La questione di ciò che è poverino, no? C'è l'abbandono, c'è quindi un processo, appunto dicevo, la debolezza mi attrae, no? Ma è sentimentale. Di fatto io non sono Vito Teti, no? Voglio dire, non andrei a vivere, cioè la restanza per me è quello che leggo di lui mi attrae molto, come ripeto, come mi attrae molto la poesia di Arminio, ma non ne posso condividere il senso profondo perché io non ho radici. D'altra parte c'è un'altra cosa,
se andiamo a chiederci qua tutti, no, quanti dei nostri figli, dei nostri vivono in Calabria o vorrebbero vivere in Calabria, cominciamo un po' a entrare un po' in crisi, no? I nostri figli, i miei figli vivono fuori, però come me, perché anch'io ho vissuto fuori, ma io sono un pendolare, ormai la mia condizione è commuter, no? Che probabilmente sarà una condizione, è una delle condizioni possibili, una condizione che consentirà di utilizzare, chiamiamolo, i paesi e non i borghi. C'è una piccola distinzione che qualcuno, soprattutto appunto Vito Teti, sottolinea. Lui dice che c'è stata una stessa invenzione del termine borgo, dove il borgo è un luogo illusorio per i turisti, che non ha niente a che fare con il paese, che è la comunità, dove le case sono il frutto di una produzione, di generazioni, dove c'è qualcosa che col borgo no, non ha. In effetti la maggior parte delle soluzioni che noi vediamo in effetti hanno rivitalizzato il borgo come luogo dove per un periodo breve o lungo, no? In ogni caso temporaneamente si affolla, ma questo non significa che abbiamo, come dire, ripopolato, abbiamo in quel momento, come dire, creato un affollamento. Per chi è sostanzialmente convinto che questo patrimonio non andrebbe disperso, no? Cioè non può essere disperso, perché questa è la storia, è la memoria, no? E quindi comunque rischiamo di disperdere, perché loro vanno gratto e ne vanno a fondo. Ciò che resta di questo luogo in effetti sarà un po' la magia dei luoghi, sarà un personaggio importante che è diventato, dico, lo stesso Stefano Mancuso dovrebbe venire a trovarci, lui è di Catanzaro, qualche volta verrà, l'abbiamo invitato, vediamo, ma per dire, sono dei reduci o sono chi ha avuto successo e poi ecco torna, però è inevitabile dire che questi nostri paesi sono destinati in qualche modo, speriamo, ecco, noi sicuramente non avremo il dolore di vederli perire, tranne qualcuno sicuramente perirà anche in questo. È vero che la casistica che ha fatto Maurizio serviva anche a far capire che ci sono dei caratteri che i luoghi hanno e che in qualche modo consente di pensare anche che abbia delle possibilità. Ci sono altri luoghi che veramente soltanto a questo punto, e io vi parlo di una cosa, ho lavorato per alcune eutanasie, cioè sono eutanasie, cioè ho pensato che si potesse accompagnare in forma dolce, no, la morte di un luogo, di un paese. La mia strategia, che fate conto che non sono uno scrittore, uno scienziato, faccio l'architetto, quindi è una cosa anche ridicola, farà ridere, però ho pensato che forse vi fa ricostruire fittiziamente un'archeologia del futuro, cioè di accompagnare questa morte anche dandogli dignità, no? Pensando che questa archeologia del futuro avrà nel futuro degli archeologi, perché ricordiamoci che la storia, la nostra storia, vede scomparse di città gigantesche, non di borghi, di piccoli paesi, ma di città enormi, di metropoli, no? Scomparse, di cui a volte non si ha neanche la memoria. Noi abbiamo la fortuna comunque di poter comunque documentare quello che c'è, ed è probabile che questi luoghi, tutti i luoghi, andrebbero fortemente, come dire, oggi documentati, digitalizzati, conservati in un'urna, in una specie di bottiglia, anche da buttare a mare per il futuro. Ecco. L'altra cosa riguarda in questa eutanasia, a questo punto non è un'eutanasia, ma è semplicemente un lasciar fare alla natura. C'è sicuramente, tanto l'abbiamo sentito tutti parlare, si parla di questo Clément Ferrand, del terzo paesaggio, eccetera. Lui è uno che si è occupato dei luoghi abbandonati dall'uomo, cioè luoghi che non servono più a niente, fabbriche, ma anche giardinetti, margini, ci sta anche dentro il paese, no? Quindi questi trattare alcuni luoghi, non tutti, speriamo pochini, ma comunque pensare che sia necessario farlo come appunto un terzo paesaggio necessario, perché su questo non si dice che non si fa niente,
E lì ci sono degli ottimi esempi che possono anche essere dati da pratiche correnti, che sono quelle dove abbiamo visto che è la natura, no? E Mancuso ce ne dice tanto a proposito della capacità unica della natura di ripopolare luoghi che non sono pensabili, cioè dove il, come dire, purtroppo il beneficio economico, l'investimento economico non sarà possibile, perché non sarà possibile mettere servizi, non sarà possibile lì, in quei luoghi, non significa che altrove non sia possibile, e dove è possibile bisogna farlo e sforzare, ma in altri luoghi sarà appunto necessario accompagnare, anche progettare, noi architetti dovremmo accompagnare, no, con tecniche biofiliche, no, questo processo dove la natura lo costruisce. Il grande architetto siamo dei piccoli disegnatori di natura accanto a loro. Io non voglio andare oltre, anzi spererei che cediamo la parola al pubblico, eh? Sia pubblico. Se vuoi che ti riprendo. Parlare al microfono è pericoloso, quindi lo sapete, quindi muovetevi con cautela. Domande, curiosità, a me. Oh, finalmente, dai, avvicini. Volontà, quello che apre, ma... Sì. Quanto gli abbiamo dato? 10 euro. Avvicini. Vai lì. Io ho solamente una domanda, una curiosità. Quanto le strade, le vie di comunicazione per poter accedere ai borghi possono, diciamo, svolgere un ruolo molto importante per la tutela dei borghi stessi? Perché non è assolutamente, non voglio fare polemica, non voglio di tutto ciò, però a volte sappiamo come raggiungere alcuni paesi nostri interni, non diciamo noi, non diciamo niente, sia molto difficile proprio per la poca cura che c'è delle nostre strade. Quindi magari partire da questo per cercare di tutelare questi patrimoni. Anche perché io sono andato questa gennaio, no, dicembre 2021, sono andato in Piemonte. Ora, non vorrei dire una stupidaggine, mi scuso di questo, però ho visitato il paese di Villa Basse. Lo si può definire come un borgo? Non lo so. Comunque, aveva anche un piccolo, diciamo, centro. Però la facilità, ovviamente, per poter raggiungere Villa Basse, dal punto di vista stradale, era, diciamo, migliore, no? Le strade erano migliori rispetto a quelle che c'era. Solamente questa è la mia domanda, la ringrazio. Sì, no, certamente è tanto giusto quello che diceva, l'accessibilità, ma se poi vi riporto a quello che diceva, al concetto che aveva espresso Mario Cucinella, che ha parlato della prossimità, no? Cioè, se non c'è la possibilità di poter accedere, di poter interloquire in tempi e in modalità ragionevolmente adeguata a una contemporaneità, ovviamente tutto diventa molto più complicato, quindi le vie di comunicazione sono senz'altro necessarie. Però, attenzione, anche qua, io nel libro lo dico, no? Perché dedico un capitolo alla vicenda della pandemia, perché l'ho scritto durante la pandemia, l'ho iniziato a scrivere, diciamo, a mettere in forma di libro, diciamo così, proprio durante la pandemia, quando eravamo tutti chiusi in casa. E quindi io lì, in quel momento, ho pensato, vabbè, c'ho tutto sto materiale, me lo metto insieme e vediamo se ne esce fuori il libro. E però, ricordate, quando è scoppiata la pandemia, a un certo punto, su un muro di Madrid, credo, è comparsa una frase anonima: nulla sarà più come prima, perché veramente la pandemia
ci ha messo di fronte a una serie gigantesca di problemi per i quali in quel momento tutti abbiamo pensato veramente che il mondo necessariamente non sarebbe stato più lo stesso rispetto a prima. E quando si dice che non sarebbe stato più lo stesso, almeno io l'ho interpretato così, si faceva riferimento soprattutto a non possiamo più continuare a pensare come pensavamo prima. E quindi qualsiasi cosa deve cominciare, dobbiamo provarla a fare in maniera diversa da come la facevamo prima, comprese le vie di comunicazione. Ma dove sta scritto che le cose debbono viaggiare, per esempio, con le stesse modalità con cui viaggiavano prima? Dove sta scritto che bisogna esercitare l'attività lavorativa esattamente nelle stesse modalità in cui lo facevamo prima? Abbiamo scoperto lo smart working, che sembrava una cosa impossibile da fare. Io vi posso dire la mia esperienza personale. Io ho provato nella mia amministrazione, che è la regione, che ha 2500 dipendenti, dal 2017 al 2020, a marzo 2020 avrò fatto almeno una quindicina di richieste di poter lavorare con lo smart working, perché faccio un'attività che non ha necessità di contatto con le persone, non sono in una corsia di ospedale, non sono in una scuola, io guardo carte, quindi che le guardo a Catanzaro, che le guardo a casa, è esattamente la stessa identica cosa, anzi a casa ne guardavo molte di più. Nel periodo della pandemia abbiamo lavorato in maniera molto più produttiva che quando ci richiama Catanzaro. Però in realtà, finita, come dire, allentatasi la pandemia, c'è stato un grande impegno a riportare esattamente e a fare esattamente le stesse errori che facevamo prima della pandemia. Questa è veramente una cosa incredibile, perché la pandemia ha creato problemi grossissimi, ma doveva essere l'opportunità per indurre tutti quanti noi a revisionare il nostro modo di fare di prima, proprio perché dobbiamo cercare altre strade, altre cose. E nemmeno è possibile pensare che si possono creare autostrade, per dire, visto che te parlavi della viabilità, che possono legare tutti i piccoli borghi, che sono 5.400, non è pensabile, no? Probabilmente bisognerà pensare a una mobilità diversa, a un modo di muoversi in maniera diversa, che non è più quello che abbiamo conosciuto fino adesso. Però indubbiamente dobbiamo trovare il modo di renderli accessibili, magari con altre forme, con altre possibilità, con altri mezzi, con altre soluzioni. Guarda, Cosmo, devi parlare tu? No, sto pensando. Vista l'ora è un po' difficile. No, io pensavo sul fatto, perché noi se si ragiona, pensiamo alla produzione come adesso, nel senso che il piccolo borgo può andare avanti se tu fai il breakfast o se fai economia nuova, nel senso dell'ambito agricolo. Però il problema è che la produzione è un po' più vasta, no? Quindi noi non possiamo pensare che i prodotti cinesi li trasferisci da noi. Quindi è un po' un casino, quindi anche l'idea che c'è. Poi tu ci stai lavorando in regione, quindi chiaramente ci state ragionando. Per cui poi la produzione è il nodo fondamentale, no? Nel senso che io ho fatto l'insegnante, tu stai facendo dirigente della regione, puoi anche stare, vabbè, se, non lo so, se puoi stare a casa tua eventualmente nel periodo di crisi del coso e lavorarci. Ma poi il prodotto reale, come lo trasferisci nel piccolo borgo? Perché noi siamo passati dall'industrializzazione legata alla concentrazione nelle grosse fabbriche, in Italia questa non c'è più, è stata trasferita, particolarmente nei paesi per cui il costo del lavoro era minore, non per altri motivi, si è fatto una globalizzazione complessiva per cui il mondo si è trasformato, però molto spesso abbiamo una visione, quella che adesso, tu lo dicevi anche tu, bisogna fare una rivoluzione, cambieremo molte cose, non è solo il trasporto, la comunicazione. No, io adesso, l'altro giorno sono andato a Bova, chiaramente io pensavo, ma una Bova, no, che è un bellissimo paese, Bova Superiore, mi è piaciuto enormemente, e lì cosa si fa? Cioè dire,
come attualmente l'economia, uno a Bova ci sta se come me è pensionato, uno ci sta se è un artista o l'architetto che può permettersi di lavorare da casa e poi quando è necessario si sposta. Alla fine un'ipotesi, una ipotesi, qual è? Il problema grosso è come si gestisce l'economia mondiale, come si gestisce la produzione in ogni singolo paese. Un paese come Bova, che può avere un'attrazione pazzesca, no? Perché sono pochissimi abitanti, quindi lì forse una parte di persone può vivere con l'economia di quel borgo, sviluppato anche agricoltura biologica, inventarsi un luogo per artisti, però in altri paesi questo non è possibile, non lo so, non è che io abbia la conclusione, adesso pensavo prima, adesso gli chiedo la soluzione a Pasquale, no? È chiaro che Pasquale non ha la soluzione, non ce l'ha nessuno, però forse è questo mondo che è cambiato, globalizzazione, capitalismo, la produzione, ci vorrebbe un mondo diverso, persone diverse, non è semplice, nessuno di noi ha la soluzione, però il fatto di provare a ragionare come stai facendo col libro, chiaramente è un'ipotesi di lavoro su cui molto probabilmente ha delle idee su cui lavorare. Indubbiamente, però attenzione, anche qui nel libro ci sono citati alcuni casi, soprattutto chi ha puntato sul cooperativismo. Guardate che ci sono borghi che hanno ripreso delle produzioni, delle attività che erano ormai completamente scomparse, che in realtà hanno trovato un grandissimo, delle ottime possibilità e grande mercato, creando i posti di lavoro, molti posti di lavoro a livello locale veramente interessanti. E anche in settore dove uno non lo immaginerebbe mai. Prendete il settore dell'energia. Noi siamo abituati a pensare che il settore dell'energia sia nelle mani di 3, 4, 5 grossi colossi mondiali. E poi guardate che non è più così. Non è più così perché sull'energia possono diventare produttori tutti, anche noi che siamo qui. Possiamo costituire una comunità energetica, addirittura ci danno pure soldi, e un sacco di soldi, vi posso assicurare che veramente una marea di soldi, per grande parte che non riusciremo nemmeno a spendere, però costituire una comunità energetica, quindi diventare produttori di energie e vendere energia, oltre ad autoprodursela per sé, è una possibilità assolutamente accessibile, anche abbastanza facilmente, non è una grossa complicazione. Quindi c'è molta possibilità in questo momento. A me quello che fa paura è quello che dicevo prima, cioè questa restaurazione di fatto a riportare tutto al quello che abbiamo visto e che ci ha portato fin qui, peraltro male. Ci ha portato fin qui, non è che ci ha portato bene, ci ha portato abbastanza nei guai, diciamo, sia dal punto di vista soprattutto ecologico, no? Lo vediamo, il pianeta è sconquassato da cambiamenti climatici assurdi, no? Siamo senza acqua, senza temperature adeguate al periodo, però in realtà le possibilità ci sono, quindi nelle piccole comunità si possono creare le situazioni anche dal punto di vista produttivo. Ci sono casi e ci sono situazioni che lo hanno fatto, ci sono riusciti e lo hanno fatto. Anche diciamo si parlava prima del trasporto dei beni, qualcuno sta vedendo o sta sentendo che probabilmente tra qualche anno ci arriveranno a casa le cose non più con i corrieri su quattro ruote, ma ci arriveranno con i droni. Quindi già, voglio dire, anche là bisognerà vedere come evolve, però voglio dire è una traiettoria che ormai mi sembra innescata. Quindi portare beni nel piccolo comune che si trova sull'Appennino, non so dove magari non è nemmeno più economico che un corriere ci vada, probabilmente diventerà molto più economico mandarci un drone che ci arriva, glielo mette lì davanti a casa ed è a posto. Un'altra cosa che volevo sottolineare è questa. Attenzione, guardate che sempre nel campo del sanitario, per i borghi stanno emergendo possibilità molto interessanti.
Non sarà più necessario andarsi a fare l'elettrocardiogramma in ospedale, non sarà più necessario misurarsi la pressione dal medico, non sarà più necessario sentire il diabete, avverrà tutto in maniera facile con l'iPhone. E quindi attenzione che da una parte cioè, ci sono sia grandi opportunità, grandi sviluppi, e che non è detto che tutto finisca nel completo abbandono. Certo dovremmo abituarci all'idea che diceva Pasquale, ci sono siti, ci sono luoghi che dovremmo, come diceva Pasquale, avere la cura di farli finire dignitosamente e con tutta la necessaria e l'adeguato rispetto, però non possiamo pensare di salvare tutto, ecco. Non era quello che volevo sottolineare, mi volevo soltanto breve nota, quella a proposito delle comunità energetiche, tra l'altro inviterò Maurizio in un'altra occasione a parlarne nello specifico, perché è una cosa estremamente interessante. Poi mi sembra che la regione Calabria, come altre regioni, di fatto l'ha mirato, perché ha detto che le comunità energetiche sono finanziate per i comuni sotto dei 5.000 abitanti, quindi dietro c'è questo senso. Sicuramente, e non è il caso di Maurizio, ma l'amministrazione regionale avrebbe bisogno un pochino di puntare di più, non soltanto fare l'annuncio, ma su questo andrebbe fortemente, credo che sia una novità, non lo è una novità, Maurizio lo conosci, io in qualche modo la conosco e viene poco utilizzato, mentre indubbiamente andrebbe fortemente spinta ed è una di quelle strategie per sicuramente da considerare. L'altra questione che diceva appunto dei droni, eccetera, che è una cosa, e l'altra quella della sanità, no? Cioè, fuori di dubbio, quando diciamo che nei nostri paesi, poi ci vado io che sono anziano, beh, dico, anch'io mi sono fatto il problema, ma io ho un devaio do medico, cioè non c'ho il medico, no? Allora, siccome sempre per tornare al fatto americano, però nelle grandi metropoli, lo fanno prima là, mia madre non andava, insomma, pur essendo al centro di Boston, comunque in ogni caso era a casa, era come se fosse in un borgo, non ne scia, perché aveva questa telemedicina, eccetera, che era, insomma, erede della telemedicina, adesso molto più complicata, ma molto più semplice, ed era monitorata continuamente dal medico, dall'ospedale, da tutti, da me, e quindi sono cose che possono essere sicuramente trasferite, know-how trasferito, anche semplice, alla fine non eccessivamente costoso. Anche se è vero che se poi avessimo un medico o avessimo, come è stato fatto in quel paese lì dove hanno puntato su, ecco, no? Hanno puntato sul fatto di avere dei giovani, forse o anche meno giovani medici, che sono lì e che danno questo servizio formidabile, perché una buona parte dell'umanità è fatta appunto da vecchiotti come mia, e quindi che fanno queste richieste. Grazie. Sì. Ti stiamo aspettando, Maria Pia, da questa parte. Sto seguendo con molta attenzione, grazie. A proposito di queste ultime considerazioni, io colgo una contraddizione che mi disorienta, perché dal mio punto di vista puntare a ripopolare gli antichi borghi, ma anche le comunità delle cittadine, insomma, non c'è necessità di relazioni, almeno da quel io credo che la relazione vada messa al primo piano, però colgo la contraddizione rispetto a questa necessità, che io vivo come un'esigenza di recupero, come valore, e le cose che mi sono state illustrate che dovrebbero agevolare, snellire l'assistenza. Perché io immagino un anziano, io ho accudito papà finché è stato con noi, ho notato che al di là delle cure sanitarie, l'avvilimento che io provavo era non riuscirlo a sostenerlo dal punto di vista psicologico emotivo, perché la persona era molto attiva, poi a un certo punto ho vissuto questo isolamento a casa ed io non riuscivo a
portargli sollievo, perché gli mancava proprio la relazione. E a questo proposito vorrei dire che una delle cose che mi angoscia di più è l'idea che le persone che non sono più attive siano ricoverate in queste case di riposo, che dico, ma va bene, è bene che ci siano, perché è ovvio che ognuno poi fa i conti con le esigenze della propria famiglia. Però mi ha entusiasmato la proposta di quel paese sardo. Ecco, quello mi ha dato speranza, e quindi penso che la relazione, la qualità della relazione, dell'aggregazione, vada messa al primo posto. Pienamente condivisibile, sì, sicuramente. Sì. Antonio, che lì vedo me, Antonio. Mettiti che forse. No, lì, accanto a lui. No, accanto a lui, accanto a Maurizio. Perché c'è luce, sto impazzendo. Allora, mi scuseranno gli amici di Albe e i miei amici, perché recentemente gli ho fatto la testa così, perché sono stato a Disneyland e mi sono appassionato dei parchi divertimento. Ora, per le varie soluzioni che pensavo stasera quando si stava presentando, ho detto io, ma gliela faccio la domanda sui parchi divertimento. Però io ho una domanda tecnica realistica, nel senso, Disneyland Paris ospita 80.000 persone al giorno. Se noi portassimo a Rocudi 80.000 persone al giorno, cioè non è fattibile nemmeno una portata di questo genere, servirebbero una via di mezzo, quindi. Okay. Era solo questa, una curiosità. Sì, certamente, certamente. Infatti nel libro l'ho scritto pure. Attenzione, quando parlavo di rispetto era proprio questo, cioè, cerchiamo di mettere anche le cose che siano sostenibili, no? Cioè, non si possono portare milioni di persone, centinaia di migliaia di persone, e questo lo considero una cosa importante, che ad esempio io faccio fatica ad andare proprio personalmente, io quando si fanno queste manifestazioni ammirabilissime, per carità, in tale paese piuttosto che in tal altro. Io per esempio ho difficoltà, cioè non riesco a stare dove ci sono troppe persone che in un giorno, in un'ora, in due ore si concentrano, senza considerare anche che c'è un'esigenza di tutela, perché nella gran parte questi nostri borghi sono fragili anche dal punto di vista fisico proprio, cioè può portare migliaia di persone, significa anche consumare... aggravare le reti, anche le reti dei servizi e così via. Quindi bisogna trovare l'equilibrio, che non è una cosa facile peraltro, no? L'equilibrio è sempre quella cosa che ci mette in difficoltà da trovare. Giovanotti bici. Altri interventi? Domande? Beh, lo so, le state trattenendo tutte. Non volete esporvi? Vi prometto che non vi faccio parlare al microfono. Se venite a porre una domanda, non vi faccio parlare al microfono. Va bene. Dobbiamo avere solo le idee. Ok. Allora, diciamo così. Intanto ringraziamo sia Pasquale che sia Maurizio. Poi facciamo una riflessione elementare. La riflessione elementare è questa. Giovani, se aspettiamo che qualcuno ci venga a cacciare le castagne dal fuoco, facciamo un pessimo ragionamento. È il caso di cominciare a pensare noi alle nostre soluzioni. E questo, a questo servono queste serate. Servono per cominciare ad imbastire un ragionamento. Poi Albe è sempre disponibile per le iniziative di divulgazione delle proposte regionali, quindi teniamolo presente. Aggiungo un'altra cosetta: sul territorio si sta muovendo un meccanismo che è quello di proporre la Locride come capitale italiana della cultura 2025. Bene, Albe è disponibile, l'abbiamo già detto,
ancora non è arrivato nulla per dire cominciamo a lavorare su questo, però noi ci siamo, questa cosa qua è una cosa su cui contiamo, staremo a vedere cosa succede, staremo a vedere da un lato, ma dall'altro lato faremo quello che siamo soliti fare, cioè ragionare, proporre, stimolare, spigolare e così via. E con questo aggiungiamo l'ultima cosa, domani continuiamo con un viaggio di ritorno, e sarà Vincenzo Romeo, lo conoscerete domani, ve lo presenterò domani, insieme a Mimmo Suraci, a dirci come si faceva anticamente da Roma ad arrivare a Reggio Calabria e poi successivamente a Stilo, e magari a vederlo pure, Google serve pure a questo. E per quanto riguarda l'arte, domani l'arte si sposta dalla scultura alla pittura alla fotografia, quindi domani ci sarà un'altra bella serata. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi do l'appuntamento a domani alla stessa ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.